Grazie Eccellenza, esprimo anch'io per il Movimento Rete il parere rispetto a questa istanza, che credo che sia nata in un momento di difficoltà di questo Paese, e credo che questo grido d'aiuto da parte dei liberi professionisti, degli artigiani, dei commercianti sia insomma, una cosa meritevole d'attenzione, anzi. Io credo che anche alla luce di quanto ha spiegato il consigliere che mi ha preceduto e il segretario Gatti, credo che qualche considerazione debba essere fatta. È chiaro che questi minimi figurativi, se io non ricordo male, sono il valore insomma, del reddito tra i 25 e i 28 mila euro, ma non stiamo parlando dell'imposta IGR, ovvero delle imposte che si pagano sul reddito d'impresa, che sicuramente in questi tre mesi di Covid, di chiusura, avranno avuto uno svantaggio, insomma un taglio cospicuo, ma qui parliamo del minimo figurativo, sì rapportato sul reddito, ma ai fini della contribuzione pensionistica. Quindi è anche tutela del lavoratore autonomo avere un minimo finché possa andare in pensione anche con una pensione degna, insomma, quindi è un minimo questa percentuale del 22%, se non ricordo male, calcolata per che di solito viene fatta tramite circolare a febbraio dall'ISS, intorno al 22%, insomma, dà attraverso questa aliquota un importo minimo su cui il lavoratore autonomo, l'artigiano, il libero professionista debba pagare insomma, i contributi ai fini pensionistici. Quindi io credo che anche alla luce di questo anno difficile e anche di tutta una serie di provvedimenti a seguito del Covid, ha detto bene il segretario Gatti, questa istanza viene fuori in un momento difficile, noi come maggioranza e come governo quando siamo andati, insomma, abbiamo fatto delle considerazioni come aiutare le categorie in difficoltà, ecco, ricordava bene il segretario Gatti, nel decreto 63 abbiamo deciso di mantenere invariati i minimi figurativi, quindi i valori decisi prima del Covid, ma di andare a tagliare della metà la contribuzione, quindi dal 22 è stata portata all'11%. Quindi io credo che anche alla luce di questo contributo cospicuo che è stato fatto dal governo, insomma siamo venuti incontro alle associazioni di categoria, agli imprenditori, credo che sia come Movimento Rete questa istanza da rigettare, ma credo che insomma il governo e questa maggioranza col decreto 63 sia andato ampiamente incontro alla categoria riducendo della metà l'importo, l'aliquota poi da andare ad applicare su questo reddito. Quindi come Movimento Rete esprimiamo parere contrario, anche perché insomma, è stata ampiamente accolta dal decreto 63 questa richiesta, però insomma, capiamo bene il momento di difficoltà in cui è stata scritta questa istanza e che insomma, anche alla luce di questo insomma, abbiamo ritenuto opportuno andare incontro a una categoria che è stata pesantemente colpita da questi tre mesi veramente, veramente difficili. Grazie Eccellenza.